19 dicembre 1996 muore a Parigi all'età di 72 anni l'attore Marcello Mastroianni. Interprete eclettico, in coppia spesso con Sofia Loren, Mastroianni è il protagonista preferito da Federico Fellini, per il quale interpreta sia La dolce vita nel 1960, sia Otto e mezzo nel 1963. Realizza negli ultimi mesi di vita una lunga autoconfessione, Mi ricordo, sì, mi ricordo, considerata ormai da tutti il suo testamento spirituale. Marcello Mastroianni è stato uno degli attori più popolari e più amati del nostro cinema lungo tutta la sua straordinaria carriera, sin da giovanissimo, quando comincia a fare commedie e comincia a bazzicare addirittura da figurante Cinecittà e poi con grandi autori italiani e esteri, penso soltanto a Manuel de Oliveira, portoghese, lo stesso Portogallo in cui girerà Sostiene Pereira, uno dei suoi ultimi film tratto dal romanzo, dal celebre romanzo di Tabucchi. Ma soprattutto Mastroianni, al di là dei suoi duetti con Sofia Loren, pensiamo alla famosa scena dello Spogliarello in Ieri, Oggi e Domani, pensiamo a Una giornata particolare dove interpreta un ruolo di uno speaker radiofonico omosessuale. Soprattutto Mastroianni, dicevo, è stato il grande alter ego, il grande protagonista del cinema di Federico Fellini, cui lo legava un sodalizio, una complicità inesprimibile, ineffabile per certi versi. Pensiamo a film come La dolce vita, Otto e mezzo, per dire i due capolavori di Federico e di Marcello Mastroianni. È stato anche un grande seduttore, sono celebri le sue storie, una per tutte, quella con Catherine Deneuve ed anche altre, ma era un uomo molto discreto, tendeva a non mettersi in mostra, diceva di non sentirsi bello, nonostante fosse assai affascinante, un divo controvoglia, quasi un impiegato del cinema, come lo si vede in una celebre foto al bar di Cinecittà scattata da Paolo Di Paolo. Non di meno il suo protagonismo, il suo volto resta nel cuore del pubblico di ogni età e resta apprezzatissimo in tutto il mondo. Dopo la serata di Divorzio all'italiana avevo dato appuntamento a Marcello Mastroianni un po' lontano da Cannes a Eden Rock. Senti, io molti ho sentito che mi chiedevano, amici così, giornalisti francesi, dice, ma perché non chiedi un po' a Mastroianni, vorremmo sapere questo tic, sai, quel gesto che fai al cinema, che cosa è, com'è nato? No, il tic è nato in una maniera molto semplice. Germi è ricco di tic, ne ha parecchi, come avrai osservato. E allora, praticamente, il tic è contagioso, ai primi giorni di lavorazione mi accadde così di ripetere uno dei tic che lui ha. Germi, che ha occhio piuttosto acuto, lo notò e lo ritenne valido per il personaggio e mi chiese di insistere, di ripeterlo in certi momenti. Quando il personaggio, si innervosisce, quando certo. C'è una situazione che si prevede. Ora, senti, c'è un'altra cosa, tu adesso stai facendo un film, vedo che c'hai i capelli aggiustati così un po' grigi, bianchi, no? Sì, grigi. Per il film di Fellini, eh? Sì, per il film tu non puoi dire nulla ancora no, di questo. No, è un segreto, non lo so neanche io cos'è il film, è una buttata, è la verità. Il film di Fellini così, cambia di giorno in giorno, conosco la traccia, conosco il contenuto del film, ma lo sviluppo preciso non lo conosco, lavoriamo così, un po' a soggetto.